I più acuti e perspicaci di voi avranno sicuramente capito che stiamo parlando di un'auto inglese. La Mini è sempre stata cuore, passione e gioco, adesso però ha deciso di confrontarsi con le esigenze del mercato. Nel segmento B le versioni a 5 porte sono molto più richieste delle versioni a 3 porte, quindi anche la Mini hatchback guadagna le due porte posteriori. È un po' più lunga, è un po' più abitabile all'interno, ha un bagagliaio leggermente più ampio e soprattutto è omologata per 5 posti contro i 4 della versione a 3 porte che abbiamo conosciuto fino adesso. Costa 800 euro in più rispetto alla 3 porte, quindi innalza ulteriormente un livello di prezzi che già non è economicissimo, però bisogna considerare che costa 1500 euro meno della Countryman, che finora è stata l'unica Mini adatta a chi aveva delle esigenze di trasporto familiare. Quindi adesso andiamo a provarla. Naturalmente se la volete grigia ve la danno anche grigia. Il Lunotto ha un'inclinazione leggermente maggiore che aggiunge slancio e la fa sembrare più cresciuta di quanto non sia veramente. Lo stile non cambia, ma le proporzioni sì, ed è stata persa un po' dell'armonia originale, ma i 7 cm in più per le gambe di chi sta dietro e i 67 litri aggiuntivi di bagagliaio e l'omologazione per 5 posti possono giustificare qualche rinuncia estetica. Le porte posteriori sono relativamente piccole e non hanno un angolo di apertura straordinario, ma l'accesso è discretamente agevole e dietro lo spazio è adeguato in altezza e profondità. La larghezza interna invece è sostanzialmente invariata. Alla presentazione internazionale erano presenti solo le versioni più potenti, ovvero la Cooper S a benzina e la Cooper SD a gasolio. Il motore Cooper SD è di più recente introduzione e si dimostra pronto, fluido e anche inaspettatamente morbido e silenzioso rispetto agli standard dei turbo diesel BMW. Si abbina a meraviglia al cambio automatico e garantisce un aplomb di marcia invidiabile. Se invece si aspira al divertimento massimo, il turbo benzina Cooper S è più energico e coinvolgente, quasi rabbioso se si maltratta l'acceleratore, ma anche più rumoroso e ovviamente esigente in fatto di carburante. La gamma è completata dai tricilindrici turbo benzina e turbo diesel di 1,5 litri, rispettivamente da 136 e 116 cavalli. I 70 kg di peso in più e i 72 mm in più di passo rispetto alla 3 porte non compromettono la maneggevolezza, che resta quella proverbiale della Mini, grazie anche allo sterzo tradizionalmente rapido. Le sospensioni sono piuttosto rigide e il comfort non è uno dei punti forti dell'auto, ma ne esce vittoriosa l'agilità e questo è ciò che cerca l'utente Mini. Le vendite della Mini 5 porte inizieranno a fine ottobre.